Ciao a tutte pupette! Allora, finalmente torno col mio terzo video per quanto riguarda le mini forme, quindi le mini nuove forme. E questa volta è stata la vostra seconda richiesta, ovvero il pipe, anche questa forma facilissima che vi avevo già fatto il video molto tempo fa. Infatti, vi lascio giù nell'info box, come sempre, il link per quanto riguarda il pipe del mio primo pipe che feci tempo fa. Quindi il pipe classico, tradizionale con la lunghezza che volete. Invece questa volta andrò a realizzare il mini pipe facilissimo. Praticamente è una square con il taglio a 45 gradi. Quindi io ve l'ho realizzata perché, come sempre, mi piace che se voi mi chiedete qualcosa vuol dire che comunque ne avete bisogno e io assolutamente devo realizzare le vostre richieste. Però veramente, ragazze, è veramente facilissimo, qualcosa di la cosa più facile del mondo. Ed è in questo caso il mio mignolino. Quindi il pipe è piccolo, 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 carino. Molto, molto facile da realizzare, come ho già detto 300.000 volte. Per cui nulla, pupette mie, io vi lascio assolutamente velocemente alla realizzazione. Noi ci vediamo dopo. Ok, pupette, qui già ho applicato la cartina, quindi una classica square in balance point, perché in realtà questo è, e vado a fare praticamente il mio allungamento come anche feci nella Marilyn, tutto con il cover. Quindi in questo caso vado a fare il mio allungamento, metto la mia pallina come già sappiamo fare tra il bordo libero e la cartina, mi allungo tutto fino al numero 2, perché appunto abbiamo detto che le mini forme si svolgono assolutamente con una lunghezza del numero 2 della cartina e mi vado a fare tranquillamente il mio allungamento. Io già gli do, diciamo, il taglio a 45 gradi, che però ovviamente andrò a perfezionare meglio poi con la lima. Quindi faccio il mio allungamento, poi aggiungo un altro po' di cover dopo che catalizzo per, insomma, rinforzare meglio il mio punto di balance point e poi andrò ovviamente a fare la bombatura classica, quindi la mia bombatura in balance point. Ovviamente nel mignolino viene molto difficile, diciamo, non so se anche voi, ma non riesco ogni volta quando vado a ricostruire il mignolo a tenerlo fermo, sia nella limatura che nella bombatura, perché cioè piego il mignolo e mi si alzano gli altri e viceversa, quindi è molto complicata la realizzazione e la ricostruzione del mignolo. È stato sempre il mio punto più debole. Ovviamente, come vedete, sto sgrassando, sgrasso con queste spugnette di Peggy Sage, che qui mi ci trovo veramente bene, me l'avete chiesto in tantissime, ma già ve l'avevo detto nel video precedente. Mi vado a limare quindi i laterali, come potete vedere, quindi i laterali, tutto quanto sia da un lato che dall'altro. Ovviamente mi faccio tutto, tutto, tutto il mio giro cuticole, perché deve essere bello perfetto, pulito, sistemato. Dopodiché mi vado, ecco, infatti vedete qua non riesco a tenere fermo il mignolo, mi vado a fare quindi poi tutta la mia superficie. Ovviamente la limatura in balance point diciamo che è molto facile, perché dovete semplicemente appoggiare tutta 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 la lima sulla ricostruzione e andare a limare, dato che abbiamo una poca bombatura e poi tutto in maniera molto parallela, quindi veramente veramente molto facile, come state vedendo in video. Ok, mi vado a bufferizzare quindi tutta la mia superficie, perché appunto non voglio nessun segno di grana e di lima. Come sempre, con un pad sporco di cleanser vado quindi a levare tutta la polvere. E vado a levare quindi tutta la polvere per rendere appunto la superficie pulita e prepararmi per la French superficiale. Quindi col mio pennello a punta zero e il colore che preferite voi. Ovviamente vi consiglio sempre colori senza dispersione, perché al momento della sigillatura andrete a sporcare anche il cover, quindi quando fate la French mi raccomando colori senza dispersione, e faccio sempre quella mia tecnica a occhio di andarmi a delineare prima l'altezza, poi laterale e poi ammorbidire il tutto appunto sempre con il colore, gli angoli, in modo da appunto da dargli la forma e delinearmi il mio muretto, diciamo così, il mio sorriso, come appunto state vedendo in video. Molto facile, velocissima da realizzare. Io adoro la French superficiale. Ovviamente si possono solamente realizzare French semplici, però comunque sia. Vado a sigillare il tutto sempre col mio sigillante Diamond della Desire. Sigillo il tutto, ovviamente fate le decorazioni che volete, applico i miei strass e i miei brillantini, e questa quindi è la mia realizzazione della pipe terminata.
con il suo frontale, punta e laterale. Pupette, quindi, come avete potuto vedere, qualcosa di estremamente estremamente facile. Spero quindi che la realizzazione e il video siano stati assolutamente più esaurienti possibile e quindi che vi sia stato come sempre di tantissimo aiuto. Vi lascio giù nell'info box tutti i link necessari per quanto riguarda la mia playlist di ricostruzione unghie. Mi raccomando, andate a controllare, perché vedo che mi chiedete molte cose che io già in realtà ho realizzato, per cui sempre nell'info box o comunque sul mio canale YouTube trovate le playlist per quanto riguarda le lezioni di ricostruzione unghie, dove li trovate tutti i video e che continuerò sempre ad aggiornare. Quindi nulla, non vi fate scappare nessun video. Io quindi vi mando un grandissimo bacio e noi per cui ci vedremo alla quarta realizzazione della nuova mini forma, ovvero l'edge, che anche questa avevo già realizzato. Qui nulla pupette, io come sempre vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!